Sono qui, non ti preoccupare. Guarda, io oggi non avevo intenzione di fare un video perché ogni tanto, lo sapete, passo 2 o 3 giorni per ricaricarmi perché ragazzi non è semplice stare su YouTube. Chi ha un canale lo sa benissimo, ma dopo questa bellissima notizia dell'ennesimo rifinanziamento, ora da Octree siamo passati a Pinco Pallo, che era già venuta fuori questa Pinco Pallo. L'anno scorso non potevo sottrarmi nel fare un video, quindi io ragazzi ripeto sempre la stessa identica cosa. Quello che sappiamo noi è quello che è venuto fuori ed è quello per cui hanno addirittura fatto i nomi dicendo che erano sicuri perché hanno sentito in Arabia Saudita, ovvero sia quella famiglia, quel consorzio, chiamalo come ti pare. Che è addirittura in due diligence, come hanno detto una settimana fa, per acquisire l'Inter. E risulta, come sempre, comunque, come abbiamo sempre detto, che Octree è il compratore. Quindi la nostra versione, la mia versione è sempre la stessa. Ed è venuta fuori la versione, è venuta fuori 10 giorni fa, ovvero sia che Octree è il compratore. Compratori sono quelli della famiglia reale sauditi che poi dopo, con una specie di consorzio, vanno con un veicolo ad acquisire l'Inter. È quella la versione ed è quella che mantengo. Io però vi voglio fare aprire un attimino gli occhi perché è giusto, non voglio dire ai giornalisti un giorno una versione, un giorno un'altra, un giorno una versione, un giorno un'altra. Anche i giornali seri, no? Economici o finanziari che cambiano versione ogni 24 ore ormai, l'avete visto, no? Ogni giorno, ieri c'era Zilliqus, oggi c'è il rifinanziamento, domani. Tranne gli americani ci sono sempre tutti comunque, perché qui parlano anche, c'è qualcuno che parla anche di compratore americano. Ecco, le stanno dicendo tutte all'infuori è quella del compratore americano che non esiste, che non è mai esistito. E poi comunque lo vedremo in fondo perché, ragazzi, siamo arrivati. Addirittura parlano di uno Zhang presente a Shanghai. Spero che riescano ad rinquadrarlo. Io l'ho sempre detto, anche scherzando, non lo so dove è i cinesi. E non mi interessa come vorrebbe fare il presidente dell'Inter lui con l'intelligenza artificiale, vuole fare il presidente dell'Inter facendosi inseguire dai creditori, dichiarandosi nullatenente, così che questo personaggio vorrebbe fare il presidente dell'Inter senza un euro, con debito paga debito. Ma io devo dire una cosa ad una certa parte di interisti, che fortunatamente in percentuale è sempre minore perché la gente ha aperto la mente. Questo personaggio era disposto a pagare un 20% di interessi pur di andare avanti. Ma perché? Perché non ha nulla a perdere. Questo è un personaggio che non ha nulla da perdere. Potrei dire, oh, c'erano gli arabi, l'hanno detto tutti, famiglia reale, offerta, due diligence, Octree al compratore, torna tutto, e potrei dire, Zhang ha buttato tutto all'aria. No, no, non dico questo. Non sono un codardo, non lo dico perché non lo penso. Ma io vorrei sapere una cosa, no? E poi andiamo nel profondo di Pinco e Pallo. Io vorrei sapere solo ed esclusivamente una cosa, senza offesa, credetemi ragazzi, perché se avessi voluto provocare lo avrei fatto, senza offesa. Senza offesa. Io vorrei sapere come cazzo fanno i una piccola, quella piccola parte che è rimasta di tifosi interisti ad appoggiare un presidente del genere. È quello che io non capisco. Che da 4 anni non mette un euro, che è sparito da un anno, che accumula debiti su debiti, che ci ha messo gli occhi di tutto il mondo addosso, perché noi nella nostra storia non siamo mai stati né infamati e né mai il nostro nome era stato infangato così tanto. Come cazzo fa quella parte di tifosi interisti ad appoggiare un presidente del genere? Perché ora te lo dico io, perché se negli ultimi 4 anni con un management del genere avessimo avuto un presidente con un minimo di potere di acquisto, noi avremmo vinto molto di più. Te lo dico io, noi avremmo vinto molto di più. Questo ci ha rotto solo i coglioni negli ultimi 4 anni, ci ha rallentato perché avremmo raggiunto uno status economico, finanziario ed europeo che con lui ancora non abbiamo raggiunto.
Lo stadio si blocca. Chi va a parlare dello stadio? Lo stadio è bloccato perché nessuno vuole parlare con lui. Cosa parli dello stadio? Con un nullatenente ricorso dalle banche? Con chi deve parlare dello stadio? Lo stesso Sala. L'ha detto anche, lo disse anche. Con chi devo parlare all'Inter per lo stadio? Ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? E prima di andare a fondo su Pinco Pallo, io ti dico che non è giusto. Non fa parte della... Cioè, la nostra storia ormai rigetta questo personaggio. Non è giusto gestire una società di calcio facendo solo debiti e addirittura portando una moda a debito, paga debito. Ma io qui non devo fare un appunto solamente a Zang. Io qui devo fare un appunto su questo sistema calcio italiano che fa schifo, che è vergognoso, che permette una roba del genere. Che l'ha permessa fino ad oggi, perché per me Zanga andrà via. È una vergogna, perché in un paese normale un presidente come Zanga sarebbe già fuori da 3 anni. Perché, per rispetto anche delle altre squadre di calcio che fanno i salti mortali per tenere i conti in ordine, che ancora sono lì che fanno i conferimenti di capitale, questo non mette un euro da 4 anni, fa solo debiti, paga debiti. E solo pensando di continuare, questo personaggio fa solo del male all'Inter. Perché se negli ultimi anni, 2 o 3 anni, abbiamo fatto bene, è perché siamo andati avanti con la forza propulsiva dei pochissimi investimenti fatti e grazie ad un management con i controcazzi. Non certo per merito di Zhang, noi siamo andati avanti e abbiamo fatto bene. Sento dire, ma Zhang ha scelto Marotta. Cioè, ragazzi, c'è gente che è fuori di testa. Quindi Otrighi ha detto esci, mi devi dare i soldi o mi prendo l'Inter. Quindi ci sarebbe questa Onlus che farebbe un prestito ponte finalizzato alla cessione. Siccome noi, in caso succedesse, ma secondo me non succederà perché Zanga va via. Comunque, mettiamola come opzione che non succede, ma ti dico quello che avremmo fatto noi. Analizzeremo benissimo noi, chiederemo la documentazione di questo prestito, però diteci a che tasso fa questo farebbe questo prestito, diteci i creditori, China Construction Bank che sta lì ferma, che gli fa, che fa sì che Pinco Pallo gli presti i soldi e loro stanno buoni. Spiegateci anche per quanto tempo fa questo prestito. Perché questa notizia l'hanno data anche dei giornali economico-finanziari, gli stessi parlavano dei sauditi la settimana scorsa. E sono giornali di cui io ho rispetto, per quello vi dico, siccome ho rispetto di quelle 2 o 3 testate, per quanto tempo, a che tassi di interesse questo prestito ponte, come lo state chiamando? Se lui ha modo di prendere qualcosina, deve uscire subito. L'Inter a livello economico non si può più sostenere, è insostenibile, è una vergogna parlare solo di rifinanziamento. Quindi aspettiamo le notizie di Pinco Pallo, durata del prestito, interessi del prestito e poi dopo spiegateci dove trova i 160 milioni per rimettere in piedi il patrimonio netto e poi spiegateci la Glass Trust con impegno di primo grado se viene liquidata o sì e spiegateci poi dopo se i creditori stanno fermi lì e fanno girare soldi verso la controllante, tutto quello che ti pare, già Zanga non c'entra, ma è palese che i soldi siano per lui. E poi mi raccomando, io non ho sempre detto, non sapevo dove era Zanga, non ho mai detto non può uscire dalla Cina, sfido chiunque a dire il contrario, però visto che domani è il Gran Premio di Shanghai, inquadratemelo bene, fatemelo vedere. Spero non sia un poster, fatemelo vedere per benino. Comunque, ragazzi, ripeto, la mia versione è sempre la stessa. Vediamo quello che succede, però, tassi di interesse, quanto dura questo prestito ponte finalizzato alla cessione, come fa andare avanti, creditori, Glass Trust, aspettiamo notizie. Ciao, Inter.